approccio. Quindi ho la vedetta che loro devono sapere che se noi non abbiamo il radar, non abbiamo l'ICE, devono sapere che certe manovre, certi tipi di atteggiamenti, certi tipi di situazioni devono essere affrontate con l'ausilio dell'ingegno umano, cioè quello che noi abbiamo navigato anni e anni e anni, Una no? domanda, Mario, mi allaccio a quello che stai dicendo, una domanda, ma tu useresti questi strumenti che sono quelli che sono da normativa, diciamo, anche per piccole imbarcazioni di 12 metri, ti trovi in mezzo all'Adriatico e utilizzi la campana a prua? Allora, ti ripeto, il mio approccio con gli allievi è questo. Poi io a bordo, per esempio, la barca che stiamo acquisendo adesso a Genova, fortunatamente la stiamo trovando con l'ICE a bordo. E quindi poi a proposito dell'on course, per esempio io uso Vessel Finder, non so se lo conosci. Sì. Ecco, Vessel Finder, diciamo che è un'applicazione, ma sicuramente fino a un certo punto è gratuita. All'interno di questa applicazione free abbiamo anche la possibilità di attingere, oltre alla velocità, al nome, alla fotografia della barca che noi riceviamo, la rotta, la velocità, L'ho detto prima. abbiamo anche la possibilità di attingere la meteorologia, cioè ci sono dei parametri che tu mettendo un Buono, cursore ottimo. in un punto, lui ti dice il vento, ti dice l'onda e la temperatura, Ok. che può sembrare, però io quello. Ottimo, ottimo. Allora, sì, Mario, perfetto. Faccio queste domande per capire ognuno di voi che approcci ha con queste nuove tecnologie. Lino, come per esempio l'Anchor Sì. Pro va bene, ma abbiamo avuto tante esperienze, non so se l'hai avuto, per sentito dire, o personali, dove l'applicazione, se non funziona l'applicazione, ti trovi in una situazione un pochettino di disagio. Assolutamente sì, Ecco, assolutamente sì, mi è sono d'accordo. capitato a me durante una notte lì a San Bartolo, Sì, sotto Pesaro, sì, capisce. sotto Pesaro, che diciamo l'applicazione Non è non entrata in è allarme. entrata, però io quando ci sono io al comando della mia imbarcazione o dell'imbarcazione che mi hanno dato in quel momento in affidamento, Sì. io faccio la mia guardia, nel senso Certo, che no, ma allora, faccio due di guardia e quattro di riposo. Metto tre persone, gli monto la guardia da mezzanotte alle 6 di mattina, specialmente perché alle 4:30 è giorno, quindi loro fa e poi si riposano durante la giornata, allora, questo è il turno. scusate, Naturalmente, Mario. sì. Ok, ottimo, perfetto. Aggiungo alle parole di Mario una cosa che probabilmente non ho detto all'inizio, ma la devo dire. Queste cose di cui parleremo in questo corso non escludono poi il buon senso. Attenzione, cioè io non faccio una navigazione con l'ICE acceso, quello acceso e vado a dormire e me ne strafrego, no? Assolutamente. Cioè il buon senso, noi per esempio nelle nostre navigazioni di lungo raggio, di medio lungo raggio, non facciamo mai le notti con il timone automatico, c'è sempre almeno due persone in pozzetto, Almeno due, sì. uno al timone e uno di guardia, con il turnaggio che tutti noi conosciamo. Quindi ribadisco e sono contento che Mario abbia preso questo argomento, nulla toglie alla navigazione tradizionale. Questi sono strumenti che si vanno ad aggiungersi, tutto qua, perché il turnista di guardia in quel momento, come ci è capitato forse un po' a tutti voi, quando si trova con queste luci che si avvicinano, deve prendere una decisione. Questa decisione la deve prendere su una marea di dati che gli vengono dall'esperienza, dalla conoscenza e dalla competenza anche. Ecco, Se hai. Sì, tu mi insegni, Lino, scusa se ti interrompo, dimmi, che dimmi. quando andiamo dalla costa romagnola alla costa marchigiana,
verso la Croazia e io per esempio parto all'una alle due di notte per arrivare di là subito dopo pranzo verso le 15, le 16, durante la per le prime 8, 6, 8 miglia noi abbiamo un attraversamento di pescherecci, pieno di pescherecci, no? Sì. Diciamo che la nave è pericolosa perché avendo una velocità già di 12, 13 nodi, 14 nodi, può essere pericolosa perché diciamo in un batter d'occhio te la puoi trovare. Certamente, il problema grosso sono i pescherecci. E poi mi rifaccio, precisamente, mi rifaccio alle tue parole del buonsenso, perché esatto. Anche se io ho ragione, io confronti di una nave da carico, prima, cioè il buonsenso è quello di se questo qui non mi vede, io non devo pretendere che debba manovrare lui. Allora, bravo. Oltretutto aggiungo le due parole che il peschereccio se ne strafrega se tu hai ragione, ma sì. Proprio se ne strafrega. Quindi occhio e utilizzare il buon senso, bravo Mario, insieme alle tecnologie, in maniera da avere diciamo un panorama di sicurezza. Ecco perché il corso si chiama Navigare in sicurezza. Non bastano le tecnologie, no, insieme al buon senso, la propria esperienza, le proprie competenze e le conoscenze. Anche perché, come dici te, andando in là, io il campo dei mitili lo vedo sulla carta, però come tu ben sai, noi qui abbiamo a 4, 5, 6 miglia le famose boe dei pescatori delle seppie. Esatto. E di quelle esatto. Lì ce ne sono una marea. Di buona leva ho un bel faro alimentato a prua, metto una vedetta a prua che mi illumina avanti di almeno 10-15 metri, 20 metri, naturalmente a mare bassa, e riduco un attimino la velocità. Stavo per dirlo, chiaro, non puoi andare. Non puoi andare a 6 nodi, chiaro. Andrò a quei 4, 4 e mezzo, poi scapolato, diciamo, quella distanza di quei 4-5 miglia, piano piano, perché quelle poi non si vedono, assolutamente. Una volta che sono uscito dai corridoi di uscita, non mi ricordo se davanti ad Ancona lì avete i campi di mitili, noi qui da Rimini, sì, è un macello di mitili, da Rimini a Ravenna ce ne sono, ma di molto estesi, quindi devi fare particolarmente, che poi di notte mettono si guardano ai quattro confini i miragli, ma a volte ci devi girare vicino e poi invece di lasciartela dritta te lo lascia a sinistra, e quello incomincia a essere un pochettino, ecco perché ti dico è vero, la strumentazione oggi ma la strumentazione, ti ripeto, la prenderei molto molto in considerazione quando io mi trovo il maltempo, il cosiddetto groppo l'ho avvisto a 10-15 miglia sopra il radar o altri strumenti di rilevazione, quello è, vediamo in che misura è, che rotta tiene, per cercare di modificare tutte queste la nostra rotta. L'importante è essere coscienti di quello che stai andando a fare, perché purtroppo i velisti della domenica o i naviganti della domenica spesso e volentieri mettono a repentaglio anche la sicurezza di quelle che gli stanno intorno, no? Abbiamo avuto almeno io ho avuto certe esperienze che a raccontarle veramente dici, ma è possibile che te capita? Direi molti di noi, forse tutti, adesso poco fa Monia stava raccontando proprio una di queste cose. Mi sentivo lungo le bocche. Esatto, lungo le bocche, quello è un posto pericoloso. Quello è pericoloso perché là se si incunea la corrente e il vento da occidente verso oriente sono dolori, si butta in quell'imbuto e... Allora vi stavo cercando un'immagine
esemplare, perché adesso andiamo in avionics, eh? Barca a vela, sì, a scogli, ehi, entrata, perché ce l'ho sull'altro device e adesso quello sta solo riprendendo me, quindi entrata in porto, dici, entrata in porto di notte, entrata, esatto, entrata, vediamo se la ritrovo da qua, perché di là ce l'ho salvata ma di qua non l'avevo salvata, entrata in porto, vediamo se me la restituisce, eh. A Pescara, ragazzi, a Pescara. Questo addirittura anche ad Ancona, se vogliamo, Lino, se vieni da sinistra, come vieni dalla... Eccola qua, guardate, guardate questa, eh. Ah no, questa Pantelleria, ce n'è una a Pescara, ve lo dico subito, porto, vediamo se riesco a... Allora, in porto Pescara. Me lo ha confermato il mio socio di Pescara, che conosce bene il posto, lui è di là, fra l'altro la barca che noi utilizziamo è sua, sua ce l'abbiamo in gestione, lui è un'altra barca grossa, e mi ha spiegato lui, dopo che io ho letto questa notizia, perché diciamo la base di lavoro, eccola qua. Il porto di l'entrata di Pescara è parallela alla costa. Tu quando entri a Pescara ci entri parallelamente alla costa. La conosco bene perché ci ho fatto diverse entrate, diversi atterraggi. E se ti ricordi, allora, bene, sulla parte destra, entrando a destra vicino alla scogliera, c'è sempre una secca molto, e no, a volte non viene nemmeno segnalata. Okay. D'estate, il problema grosso però è questo, vediamo se riesco a farvi un disegnino. Controlli, attività, dovrei avere una lavagna, vediamo un po', una cosa molto semplice, sondaggi, trascrizioni, perché utilizzare bene in maniera adeguata lavagna. Il disegnino sarà veramente una stupidaggine perché non riesco a fare di più, vediamo un po', lavagna, collabora sulla lavagna, avvia una nuova lavagna. Guardate, ecco, lo vedete voi? Aspettate, aspettate, condividi. Condividi Jam. Ok, vedete qualcosa? No. Un attimo. Allora, con limitazioni no, condividi, voi non vedete nulla. No, io non vedo nulla. No, niente. Un attimo. Vediamo le immagini di... No, un attimo che sto entrando dentro, presenta la scheda. Ok? Sì, adesso vediamo questo foglio dove tu scegli. Okay. È un foglio. Ora, vi faccio uno schemino semplice, perché tanto non posso fare di più su una lavagnetta come questa. E vi disegno una sorta di faro, È un faro rosso, Ok. Un fanale. Fanale. Un fanale, sì. Allora, come entrate? Di notte? Notte o con nebbia? Come entrate? È una domanda, quindi da partire da Cinzia, Mario, Monia, come entrate? Entro che mi accosto sulla dritta, piano piano entro accostandomi a dritta. Cinzia? Metto il mio verde. Cinzia? Certo, accostando a dritta. Sì. Guardate che io di notte queste cose, anzi facciamo una cosa, cancello tutto, se gliela faccio.
Ve lo faccio vedere in un altro modo, quello che in realtà voi vedete di notte. Ah, ecco, tu dici che facciamo confusione tra verde e rosso. Nessuna confusione, ma c'è un problema di fondo, che se non hai uno strumento che ti consente di capire dove stai andando, solo con l'occhio, considerando una cosa, ragazzi, ve lo dico, considerando che non state entrando nel vostro porticciolo, che ormai lo conoscete a menadito, io ci entro a occhi chiusi e vado anche all'ormeggio a occhi chiusi, anche con vento, ma state entrando in un porticciolo sconosciuto, per esempio quello di Pescara o Ravenna. Tu lo conosci, Mario, quello di Ravenna? Sì, Ravenna, sì, e come? Ok, guardate cosa vedete lì voi. Dipende sempre da... Allora, lì dipende sempre da dove stai entrando, perché se tu stai costeggiando la costa, hai una rotta, non dico parallela alla costa, è normale che ci sono dei momenti in cui vedi il verde a sinistra e il rosso a destra. È bravo, dipende da dove, ma... Dipende da dove, certo, ma se non hai... La cosa, il buon senso, il famoso buon senso qual è? È di allargarti quando stai arrivando in un porto, ti allarghi un attimino e vai a prendere sempre una rotta perpendicolare alla costa, in modo che man mano che ti avvicini, naturalmente all'entrata, lo devi vedere l'entrata, no? Più o meno. Anche se non hai gli strumenti, ma ci sei arrivato con un atterraggio tramite rotta, mano a mano, naturalmente abbassi la velocità, ma mano a mano che tu ti accosti e prendi una rotta perpendicolare alla costa, dovresti, quando ti avvicini, naturalmente, oltre all'aiuto che puoi avere dalle luci di altre cose che possono essere uno stabilimento, le luci della città, piuttosto che altre cose. È normale che mano a mano che ti avvicini, ecco quando dico io il buon senso. Dipende, sono questi piccoli segreti che sembrano cose, diciamo che... Ma secondo te, Mario, ok, abbiamo capito, siamo tutti d'accordo, ma secondo te perché queste persone poi vanno a scogli? Soprattutto di notte, lungo tutta la nostra Italia, ma anche all'estero, dappertutto. Qui ogni tanto Ancona uguale. E stessa cosa a Marina di Pescara, lo sappiamo, abbiamo già detto, eccetera. Perché è vero, buon senso, eccetera. Magari qualcuno non sa neanche utilizzare strumenti come questo o i cartografici chart plotter a bordo. Allora, partiamo dal presupposto che io non ho aperto nessuna applicazione, quindi nessuna Navionics o altro. Ma devi avere la carta, però. C'hai la carta, ok. E tu lo vedi se l'ingresso della carta è tipo cesenatico, che è perpendicolare, cesenatico alla bocca, perpendicolare all'entrata, no? Hai visto come è fatto? Sì. Pescara ce l'ha longitudinale. Ok. Ecco. In pratica quello che vorrei portare, diciamo, in evidenza è un attimo, 5-9, è questo, cioè uno che fa un atterraggio anche piano, e l'ha verificato anche adesso recentemente il mio socio da Pescara, entrando con la nebbia di notte a Civitanova, porticciolo molto piccolo. È questo, e anche lui è uno che utilizza Navionics in maniera molto diciamo spartana. Allora, io ho un rosso e un verde, mi viene da chitto entrare così, sì. Giusto? È normale, sì. O vicino al verde o più o meno. Il problema è che questo rosso in realtà non è esattamente, poi adesso lo vediamo su Navionics, su uno dei porticcioli qualsiasi, prolungamento, fosse di giorno, prolungamento di questa diga foranea, e di notte tu questa non la vedi. Non la vedi, no. Questo è nero, nero pece. Quindi tu vai dritto per dritto. In realtà, come diceva anche Mario,
avendo una maggiore competenza, una maggiore esperienza, e guardando la carta, consultando le varie, sai che devi fare questo lavoro precisamente, perché poi a quel punto ti ritroverai in rosso a vero a sinistra, verde vero a destra. Torniamo, perché tu hai disegnato una rotta parallela alla costa, però sì, se tu a 3 o 4 miglia fuori, 2 miglia, ti metti perpendicolare, naturalmente questo che ti sto dicendo io te lo dico in virtù del fatto che ho la carta sotto l'occhio, esatto, che l'entrata, esatto, è fatta di traverso, tu sai, è fatto perpendicolare, certo, ma tu sai meglio di me, ma forse sicuramente meglio, visto che hai navigato su anche navi molti anni, sai che molti di noi prendono la patente, una consultazione vera di una carta nautica non la sanno fare. Vabbè, vogliamo partire da questo assunto, o sì, quando tu hai preso la patente dopo riesci a entrare nel porto di Ragusa, per sì, dire Ragusa, sì, per dire qualsiasi porto d'Italia, o se non dall'altra parte dell'Italia, che può essere la Corsica piuttosto che sì. E allora Navionics ci viene d'aiuto. Come ci viene d'aiuto? Qui siamo, allora, questo intanto bisogna, siamo già entrati dentro Navionics in questo momento, certo. Allora, la prima cosa che adesso di cui dovrò parlarvi è come si setta bene Navionics, perché prima lo vediamo offline. Allora, ho detto prima che Navionics lavora su tutti i device, compreso il PC, ma naturalmente il PC, non avendo il GPS incorporato, a meno che non lo metti separato, lavora offline, quindi io riesco a fare una serie di cose offline. Lo setto, quindi il mio, io sono su PC in questo momento, lo vedete voi? No, vediamo ancora il disegno che hai fatto. Ah, ok, scusate, torno indietro perché stavo già lavorando su questo lo posso togliere, rinomina scarica, qui lo tolgo, interrompi la presentazione, ok, quindi questo va via e da qui arrivo, dobbiamo attivare da qui attiviamo la presentazione di questo schermo, vediamo un po' se lo vedete, in questo momento non lo vedete ancora, no. Allora, presenta ora, eccolo qua, Navionics Chart View. Ok, dovreste cominciare a vedere qualcosa? Sì. Ok, sono sul PC in questo momento, quindi sul PC vedete il movimento che io sto facendo col mouse? Sono sul Marina Dorica di Ancona? Sì. Ok, intanto partiamo dal presupposto che lui lavora in sintonia, ma perché io l'ho settato con il mio account. Quindi con il mio account, che in questo momento è Vela Club Senigallia, eccetera, eccetera, sono entrato in Navionics. Mi può far vedere le rotte che ho già impostato o meno, o anche crearle, automatiche, manuali e quant'altro. Ok? Non riesce a fare un sacco di cose che fai da un device portatile, che può essere il tablet, l'iPad o o lo smartphone, iPhone e quant'altro. Quello su cui volevo farvi soffermare è questo, un'entrata, ripeto, perché in questa maniera riuscite a vedere il mouse che mi si muove sopra, no? Per riprendere il concetto di prima, questo è il Marina Dorica di Ancona, che è anche facile volendo, però sapete, di notte o con la nebbia, se non hai questo strumento, quando arrivi e ti trovi qua in questa posizione, vedete che ho messo un punto, sì,
quando arrivate e siete in questo punto, mano a mano che adesso lui sta cercando di tracciare una rotta, non ci importa, cominciate a vedere questo faro rosso che è più esterno, lo vedete col mouse? Sì, è più esterno, sì. E questo faro verde. Cioè, viene facile avvicinarsi qua e mirare dentro. In realtà c'è un prolungamento. Questa piccola lanternina rossa che vedete qua giù... Ma lì ce ne sono due di rossi, però. Appunto! Allora, ne hai tre, addirittura. Uno. Rossi. Cioè, sbagliarsi lì è... Sbagliarsi lì vuol dire che non... è un po' difficile che ti sbagli a entrare di notte. Lei, sì, però no? Guarda, Mario, io conosco molto bene quest'area. Questa piccola lanternina rossa, dove ho messo adesso la crocetta, sì. Non la vedi! Questa la qui vedi. È una lanternina piccola messa su un prolungamento di diga. Perché quindi, si confonde con le luci della città. Entrare così, dritti per dritti, in questo modo, è un attimo, e non a caso, ogni tanto qualcuno ci lascia la pelle. Se tu utilizzi uno strumento come questo, al di là poi del fatto che utilizzi la carta, utilizzi tutti i tuoi sistemi, se utilizzi questi, mano a mano che vieni giù a due nodi, tre nodi massimo, ti accorgi che stai andando addosso a una scogliera, perché questo è visibile sulla cartografia, mentre invece di notte non la vedi, e non la vedi neanche con la nebbia, ok? Certo. Torniamo indietro. Andiamo a vedere come si usa davvero un avionics. Davvero, nel senso che ha un po' di cose in più che magari non tutti sanno. E poi il clou, come ho già detto, è lavorare con avionics, ma soprattutto poi andare a imparare bene come utilizziamo routage weather routing. Allora, entriamo in boating, che è in avionics. Tutti sapete come funziona il discorso settaggio? Intanto direi, partiamo da questa... un attimo che devo darvi la condivisione. Vi do la condivisione perché se no non lo vedete. Questa la possiamo interrompere in maniera che lavoro da iPad, ok? Vi do iPad. Un attimo solo. Vediamo dove siamo. Siamo. Datemi un secondo che entro in iPad. Dino, hai da fare un attimo? Posso parlare? Certo, devi parlare. Vorrei parlare con Mario. Scusami, Mario. Sì. Dimmi, Cinzia. Ho capito bene. Cosa? Che tu tieni una persona a prua che illumina di notte per evitare le nasse o qualche ostacolo piccolo. Sì, la nasse sì, per i primi quattro, fino a quando non... Ok. Che tipo di luce adoperi? Adopero una luce alogena molto molto bassa, non che spara in lunghezza, ma che mi guarda praticamente a 10-15 metri a prua via, ecco. Cioè, diciamo, che tipo di un faro, come è un faro portatile, collegato a bordo mentre il motore è acceso, naturalmente. Sto parlando di motore acceso. Sì, certo. Con il motore acceso di notte fino a dove, quando mi sento pronto, oppure ho visto sulle carte che, bene o male, perché diciamo quelle nasse, a me è capitato diverse volte, che specialmente verso Ravenna, che me ne sono portato dietro
un paio, perché che gioia, poi le fate fritte le sette, Infatti, quindi stai di notte, ti devi immergere, devi tagliare e non è scusa Mario, sì, ho capito tutto, soltanto ti domando proprio fisicamente come, che tipo di lampada adoperi, che tipo di è una lampada olio, praticamente una lampada halogena, che sono belle, adesso non so, non mi ricordo l'amperaggio, insomma, che sono anche abbastanza potenti. Non ha un fascio che si allarga, ha un fascio che praticamente è molto direzionale. Direzionale, sì. Un fascio molto chiuso, e all'evenienza è l'operatore che si sposta. Certo. Per non dar fastidio praticamente a eventuali barche che abbiamo di fronte, o per non confondere barche che ci vedono, che certo. Capito? Sì, massimo okay, 12-15 metri avanti a noi. Naturalmente, ti ripeto, con una velocità massimo di 3 nodi e naturalmente a motore, non a vela, a motore. Certo. Grazie. Ah, figurati. Allora, riprendiamo il discorso di boating. Parto da alcuni concetti che io non so quanti utilizzano l'avionics in maniera corretta. Corretta cosa vuol dire? Conoscere un po' tutto di avionics, altrimenti vedi le cose che e fai le cose che tutti noi sappiamo fare, fare una rotta, mettere un waypoint, eccetera, e seguire magari la traccia. La prima cosa che tocca fare, ed è importante, è creare un account. Creare un account significa che ti puoi portare dietro Navionics dove ti pare, su un altro computer, un amico, ti si è guastato, si è scaricato, sei nella merda. Se tu apri un altro device, naturalmente di quella tipologia, iOS piuttosto che Android, entrando dentro con i tuoi dati di account, riprendi tutto e vai avanti. Io normalmente do il mio account ai miei ragazzi quando facciamo lunghe navigazioni e mi faccio aiutare da loro. In maniera che se io sono al timone o sto facendo un lavoro di recupero di qualche problematica che mi è venuta fuori, posso dire al mio allievo, ai miei ragazzi, riguarda la rotta, rimetti la rotta, rifai quello che ti pare. Quindi, creando l'account, puoi trasferire tutte le informazioni su un altro device. La prima cosa che ti fa vedere quando entri in menu è la tua posizione geografica in quel momento, con una tolleranza di qualche metro. La vedi su in alto, la vedete? Dove c'è scritto condividi posizione. Quella è la tua posizione geografica in quel momento. Naturalmente io in questo momento sono a casa e sono sulla terraferma. La mia posizione, i famosi 43 gradi, 39, adesso ci vedo poco, la puoi condividere. Perché la puoi condividere essenzialmente? Sia per raccontarlo all'amico, all'amica dove sei, ma anche per emergenza. Ti serve dare subito, nell'immediato, l'informazione di dove sei alla radio per emergenza. Questa è la tua posizione, che cambia naturalmente mano a mano che vai avanti. Lui ti fa tutta una serie di cose, poi andiamo a vederlo. Le tracce, le rotte, i marker, le connessioni, che cosa sono? Tu puoi collegarti e connetterti con altre persone che sono già connesse. Tutto questo sempre per condividere le informazioni, niente di più. E poi gli abbonamenti. Abbonamenti, e qui diventa abbastanza complesso. Noi quest'anno abbiamo attivato solamente il primo a sinistra, Adriatic e Ionian Sea, perché nel tempo Navionics si è evoluto a nostro svantaggio, in realtà. Prima, con gli stessi soldi, ci prendevi quello di mezzo, Mediterranean e Black Sea, quindi il Mar Nero. Non ci interessa il Mar Nero, io non ci andrò, ma il Mediterraneo tutto sì. Adesso no, adesso lo devi riattivare, costa di più.
se no tutta l'Europa. Noi attualmente abbiamo questo, ci va bene, tutto l'Adriatico. Tu Monia, che sei sul Tirreno, ti tocca prendere il Mediterraneo tutto, va bene? Questo dobbiamo dirlo, ma magari ce l'hai già. È vero? Sì, sì, certo. Esatto. Quanto spendi? 80, 70, quanto spendi? Ma più o meno, vedrai, è una cosa simile. Allora, il mio compagno questo l'abbonamento. Esatto, poi esatto. Dopo vi raccontavo, è andato a dormire, ma mi ha detto di raccontarvi cosa c'è successo a Giannutri ritornando, sì, guarda, dalla siamo, Corsica. Siamo curiosi. Con Avionix. Siamo curiosissimi. Che si è sbagliato, sono andati per sfoglio a Giannutri. Di Azzo, questa è una cosa bellissima che ci devi raccontare, così. Poi la raccontiamo. Ok, allora. Dopo abbonamenti, giù in basso avete una sezione chiamata sincronizzazione, sincronizza, quella in blu. A cosa serve? Lui lo fa in automatico, cioè tu qui lavori sulla destra mappa e ci fai un marker, ci fai una rotta, ci fai una traccia, e lui in automatico te la passa sull'altro device o altri due, tre, quattro device, se sono appunto interconnessi. Se in quel momento non l'avesse fatto, perché lo fai in automatico, non è immediato, non è in real time, glielo fai cliccandoci sopra, sincronizza, e lui, vedete che c'è scritto appena sincronizzato, vuol dire che lui ha già sincronizzato con l'altro mio device. L'altro mio device è quell'altro dove, in cui io sto parlando, cioè l'iPhone, dove sto puntando il dito. Io attualmente sto lavorando qui sull'iPad. Vabbè, poi scarica mappe, se, perché tu lavori con le mappe offline, quindi se ho bisogno in questo momento di scaricarmi, ecco Cinzia, tutta l'area di Dugi Otok, di Isola Lunga, che noi andiamo spesso di là, mi allargo questo affarino qua e lui da qui download mi scarica tutta questa mappa, che significa tutto, quindi anche il centro adriatico, ok? Nulla, perché lavora in maniera offline per non caricarti il device di materiale. Quindi prima di partire io imposto un po' di cose, mi scarico quella mappa lì, io al momento ce l'ho scaricata tutta, tutto l'adriatico. Elimina mappe che magari non mi servono, per cui non so, il basso adriatico non mi interessa, eccetera. Meteo e maree, che cosa sono? Zoom un attimo nella zona nostra, che siamo qui. Posso andare a vedere in quell'area dove andrò, sto andando in una zona del cono che si chiama Trave, mettiamo qua, menu, meteo e maree, vado a vedere il vento e lui mi dà, qui, ecco, vedete che ci sono le freccette del vento, vi anticipo subito che cosa sono. Lui in realtà sta lavorando in maniera molto semplificata sul meteo, cioè non utilizza tutti quegli effetti scenografici eccetera che utilizzano Windy piuttosto che Predict Wind. Vi fa vedere queste freccette, si chiamano grib, poi andiamo a vedere cosa sono. Comunque, già qui io ho un'idea di come si muoverà. Vedete giù in basso che scorre il tempo? Qui faccio play, torno indietro. Come si muoverà il vento lungo il tempo in un dato periodo? Ok? Chiaro? Poi posso dire il sole, le nuvole, eccetera. Ma soprattutto mi interessa il vento e il mare eventualmente. Dispositivi associati, che cosa sono? Perché tu scarichi e paghi 70 euro Navionix, poi ti ritrovi sta roba, che cos'è? Aggiungi dispositivo, questi sono hardware esterni da far dialogare con Navionix, per esempio GPS esterno, per esempio l'eco scandaglio esterno, per esempio potrebbe anche essere un tridata esterno che va a lavorare con ICE,
AIS, dopo ne parleremo, on course, ma già lui lo fa. Ti devi solo acquistare l'hardware esterno che va a essere interfacciato con Navionics. L'unica difficoltà, fra virgolette, se vogliamo chiamarla difficoltà, che lui non accetta qualsiasi tipo di device esterno come ti pare, cioè in un negozio e dici dammi un GPS che lo collego con Navionics. No, prima vai a vedere dentro le compatibilità, cioè Navionics lavora solo con alcuni tipi di strumenti esterni. Stessa cosa per AIS. C'è caso che ti fa spendere 2000 euro per un AIS, non c'è caso, ho fatto io una verifica, 1500 euro per un hardware AIS da interfacciare con Navionics. Ecco perché io non lo uso, io non vado a spendere 2000 euro, mi compro un radar. Per dire, anche se AIS con radar sono due cose completamente diverse. E poi abbiamo quello che ci interessa di più. Impostazioni 1 le unità bisogna che le mettiamo in maniera corretta, le distanze in miglia nautiche, la profondità in metri, i carburanti in litri, la velocità in nodi e quant'altro. Dopodiché questo pulsantino che vedete sotto, blocco automatico on, blocco automatico off, in molti me l'hanno chiesto, ma come faccio io a non far bloccare il mio iPhone o il mio smartphone o il mio tablet, perché quando dopo qualche minuto o qualche secondo tutti i tablet, tutti gli smartphone fanno schermata nera. E qui il trucco è tutto qua, bisogna disabilitare il blocco automatico. E infatti vedete che io ci sto lavorando e lui non va in blocco. Se io sto fermo qualche secondo che parlo con voi, lui non va in blocco perché l'ho disabilitato. Altre informazioni, la versione di Navionics, eccetera. Invia commenti, aiuto, eccetera. Ok? Questo è in linea di massima come va configurato. Dopodiché andiamo a vedere che cosa può fare. Io spero che di non parlare a vuoto, nel senso che molti di voi conoscono già questa tecnologia, è sicuro, ma faccio una facciamo una presentazione generale, perché magari qualcuno può anche non saperlo, e poi approfondiamo poi le cose con Predict Wind. Allora, le rotte. Qui abbiamo il menu di che cosa già abbiamo a bordo, quindi ho una serie di tracce registrate, una serie di rotte registrate e una serie di marker che sono dei punti registrati. Normalmente ogni volta che faccio una rotta o faccio una traccia o faccio un marker, lui tende a registrarlo, dopo io posso cancellare, modificare e quant'altro. Ma andiamo a vedere subito come funziona, per esempio, creare una rotta. Facciamola breve, così poi vediamo nelle lunghe distanze come funziona. Ora, mi dovete perdonare, Monia, sto lavorando in Adriatico, stessa cosa sul Tirreno, cambia nulla. Questa zona qua sotto è dove noi andiamo d'estate, la zona del Trave del Conero, e noi siamo qua a Marina Dorica, Ancona, vedete? Se io gli chiedo di farmi una rotta manuale, lui mi dice ok, impostiamo una rotta che va da Marina Dorica, mettiamola leggermente fuori, un punto, metto proprio un punto e poi mi sposto e vado al Trave, nel caso del Trave, e metto un altro punto qua. Lui non ha fatto altro che crearmi una retta
una semplice retta. Che cos'è? Niente. Naturalmente qui già sulla sinistra mi dà tutta una serie di informazioni. Chiudiamola al momento. Posso navigare così? Ma no. Passo sul conero. Dovrei andare a modificarla manualmente. Posso farlo? Sì. Inserisco dei punti manualmente e mi vado ad allontanare quantanto che mi basta e via dicendo. È già una rotta in linea di massima. Oppure poi dagli vai, cioè nel senso che ok, da questo momento posso partire e fare questo punto, il primo, cioè 0, poi l'1, il 2 lungo la rotta, eccetera eccetera. Togliamolo. Andiamo a vedere invece davvero come deve essere fatta sta rotta, non così, si può anche fare così, ma in realtà è automatica, partendo sempre da Marina Dorica, da dove ci pare, e creando questa congiungente con il trave. Ok, vedete che lui me l'ha corretta completamente, completamente corretta. Posso anche dirgli, lui ve lo chiede, se è più vicino alla costa, leggermente più lontano o molto lontano dalla costa, poi lo vediamo. Comunque io adesso, in questo momento, ho, fra l'altro qui già mi sta dando un allarme, lo vedete che in questo punto rosso mi sta dando un allarme? Posso andare a vedere acque basse. Lui riconosce il fondale. Siccome all'interno, poi lo vediamo dove, ho dato dei parametri della barca, quanto è lunga, quanto è larga, se ha vela, a motore, quanto consuma e quanto pesca, qui mi dice che ci sono acque basse. Quindi c'è già un pericolo che me lo segnala. E mi fa questa traccia, questa rotta in realtà. Naturalmente anche questa io la posso andare a modificare, e qui sto passando troppo vicino al porticciolo, al porto d'ingresso di Ancona, zona pericolosissima, quindi me la vado ad allargare. Stessa cosa se voglio inserirci un altro nodo, un waypoint in più e quant'altro. Vai. Ok? Lino, posso dire una cosa? Devi. Mi ricorda, perché io faccio le tracce come camminatrice professionista, no? Ho fatto diversi corsi, eccetera. Mi ricorda un po' la metodologia di Google Maps che interagisce con Google Earth. Quindi gli stessi waypoints che riesci a modificare manualmente, è giusto? Aspetta un attimo, Monia, che sentiamo Pongo, che si è dato da fare. Dimmi, Monia. Monia? Ecco, dicevo appunto, ricordo sì, sono qui. Dimmi, dimmi. Mi senti? Sì, sì, molto bene. Dicevo, ricordo molto questo sistema di modifica manuale. Vabbè, lì sono tracce che sono rotte, però il sistema è lo stesso, cioè hai la, chiaramente la retta automatica, però poi la devi andare a modificare manualmente con i tuoi waypoints. E lì vai a correggere la traccia finché ricalca la carta, insomma, esatto, come stai facendo esatto. Allora, diciamo che lui essenzialmente, una volta che hai aspetta che vedo se ti trovo qualcosa, vedo un attimo se ti trovo qualcosa. Vedete qua all'inizio ho superato una fase molto delicata, era forse la più importante. Vedete che ho riaperto di nuovo il menu? Guardate, allora, menu, su in alto c'è una mia foto che ho messo, posso mettere un'altra, c'è scritto Lino, che sono io, Blue Blazer, che è la barca. Se io ci clicco sopra, lui mi apre questa schermata sulla sinistra, la vedete, no? Ok. Ma se entro subito sotto a Lino, due messaggi, c'è scritto Blue Blazer Vela, ci clicco sopra, qui lui mi apre tutta una serie di dati che io gli devo inserire.
guardate di cosa si tratta. Praticamente si tratta della mia barca, che è una barca a vela. Tipo di barca, il nome, Blue Blazer. Tipo di barca, vela, lunghezza, larghezza e pescaggio. È importante, così mi dice, no, guarda che lì non ci puoi andare. Pesca 2,10 m. Altezza massima si intende dalla linea di galleggiamento alla testa d'albero. Perché? Perché questo è un'applicazione molto vasta, per cui tu potresti passare pure sotto a una, sai, in quei canali in cui ci sono dei ponti in pratica, no? Poi mi dice, sulla destra, distanza da linea, leggete tutti, è grande la visibilità? Leggete? Sì, si legge bene. Ok. Mi dice sulla destra distanza dalla linea costiera. E posso dirgli se più vicino, guardate che si apre questa finestra, vicino, normale, lontano, più lontano. Lui non ti dice passa a 6 miglia, passa a 3 miglia, passa a 12, passa a 24. No, la prossima in vicino, più vicino, vicino, normale, lontano, più lontano. Ok? Io non posso su normale. Ok? Vai. Adesso devo ritornare di nuovo in menu. Quindi di nuovo, lino, Blue Blazer, vela. Quindi su normale. Poi gli devo dare questi altri parametri. Velocità di crociera. Quanto fa la mia barca? Considerandola a motore. Fa 6 nodi. Ne può fare anche 7, ma io ho impostato un limite che 6. E quanto consuma? Voi mi direte, ma perché a motore? Perché lui dopo i calcoli te li fa sul consumo del carburante, non te li fa sul viaggio a vela. Quello che lo fa poi Predict Wind, lui non gli interessa che tu stai viaggiando a vela. Oppure gli puoi dire massima velocità di crociera 4 nodi, consumo carburante 0. E allora stai viaggiando a vela, tutti i calcoli te li fa con quei parametri. A me non interessa impostare Navionics per una navigazione solo vela, perché come capita spesso le navigazioni che facciamo sono più a motore che a vela, a meno che non siano proprio quelle condizioni particolari, ma in linea di massima mi interessa questo. Quindi ho 6 nodi di velocità di crociera, 4 litri l'ora di carburante, di consumo carburante, e mi chiede di inserire un MMSI, ve l'ho accennato all'inizio della chiacchierata, non è nient'altro che un numero che o mi è stato già dato come identificativo per le comunicazioni, per l'ICE e quant'altro, non si riesco dentro, oppure gli do un numero mio che è univoco in linea di massima. Non ci sono problemi, gli ho dato un numero e lui me l'ha preso. Ecco perché dopo lui mi aggiorna la rotta sulla base di quello che io gli ho dato. Ed ecco perché se sono in navigazione vado a vedere, adesso qui non me lo fa vedere perché naturalmente non ho velocità, qui dentro mi dà la direzione e la velocità che sto facendo su quel punto piuttosto che sulla 2 e via dicendo, quando arriverò poi sulla sono 7 miglia, vedete sulla destra sono 11 miglia e 6 di percorso a 111 gradi, poi giù in fondo, poi giù in fondo. È tutto chiaro? Sì, Lino, è abbastanza, cioè, normale. È intuitivo. Intuitivo. Sì, tutto secondo regola. Ok. Tutti sapete utilizzare, lasciamo perdere le tracce, no, direi. La traccia è, l'ho imposto, quando vado, gli do inizio, adesso noi siamo fermi, gli do inizio, lui lungo il percorso mi crea la traccia. Vediamone qualcuna.
Ancona Marina Dorica, Ancona Marina Dorica, track Porto di Ravenna, Ancona Marina Dorica, solo per far capire cosa succede. Quindi lui, questa linea gialla è la traccia del mio percorso che ho fatto, le famose cozzare. Mario, le vedi? Le famose cozzare, vedi? Ok, sì. Torniamo indietro. Quanti di voi sanno utilizzare i marker? Allora, ho bisogno di mettere un marker. Vedete quanti marker ci sono qua? C'è questo? C'è questo? Ce ne sono una marea. Quanti di voi sanno utilizzare e sanno lo scopo, conoscono lo scopo del marker? Il marker in realtà è uno degli elementi che può utilizzare nel bioma in maniera molto molto interessante. Posso utilizzare un marker mettendo una volta il dito, diciamo, di contatto sullo schermo, mi apre la crocetta sul punto di domanda. Sul punto a sinistra c'è, cioè, il meteo, sopra ho zona di precauzione, mi dice che cosa c'è, e sulla destra mia, punto interrogativo, mi apre questa schermatina. Questa schermatina mi dice una serie di cose e mi fa fare una serie di cose. Mi dice su in alto la posizione è selezionata con le coordinate geografiche, che vuol dire che so che in quel punto sta, sono queste le coordinate. Mi dà la distanza dal GPS, che cos'è? La distanza da dove sono io in quel momento. Perché se io sto viaggiando, fate conto, verso la Croazia, e gli chiedo in un dato punto, che distanza c'è, poi c'è anche un altro di strumento, ma vediamola qua. Mi dice che la distanza è di 6 miglia nautiche a 94 gradi da dove sono io. Ok? Lo vede perché io sono qua in questo momento. Lo vedete questo simbolino rosso? Io sono qua. Siccome il marker gliel'ho dato qua giù su Marina Dorica, facciamo conto che è qua, ok? 6 miglia e 404 gradi. Poi sotto mi dà una serie di simbolini, mi dice a sinistra rotta A, marker, meteo o aggiungi. Che cosa sono? Rotta A significa se gli clicco sopra, adesso lo vediamo, dal punto in cui io sono traccia una rotta verso quel punto. Facciamolo. Eccolo. Quindi dal punto in cui io sono voglio andare là dove ho messo il marker. Naturalmente lui qua, vedete che mi dà una serie di linee tratteggiate, sono tutte di pericolo, perché questa qui è una zona pericolosa. Poi lungo la rotta mi fa uscire fuori dai, queste sono piattaforme, e mano a mano mi avvicina a nulla. Rifacciamolo. Oppure mi dice crea un marker, lo vedete subito a destra. Ok, come lo posso generare questo marker? Con la posizione selezionata, perché ho cliccato lì, oppure sulla mia posizione dove sono in questo momento devo cliccare quella più in basso, la tua posizione GPS? No, quindi posizione selezionata, qui ci sono una serie di simboli, ne scelgo uno che può essere un ormeggio, può essere una, anche un uomo a mare, ecco, importantissimo. L'aneddoto che vi do, che 2 settimane fa abbiamo fatto la penultima tappa di regata campionato invernale di Ancona, condizioni tostissime, si è sfiorati 30 nodi con 2,5 metri, 3 metri d'onda, e una delle imbarcazioni ha perso un uomo in mare.
la prima cosa che fai è devi avere mente lucida, tanta, tanta velocità di esecuzione, di entrare qui dentro, mettere un marker e mettere uomo a mare, punto. Salva, io qui c'ho un omino a mare, posso andarlo a riprendere? Sì, chiaro, quello mi scarroccia, eccetera, però intanto quello è il punto. Mi dice, più in basso mi dà anche un po' di altre informazioni, mi dice che c'è un isobata da 10 metri. Dimmi, Cinzia! Scusa, ho un dubbio, ma se tu hai l'uomo a mare bisogna che metti la tua posizione, cioè non è che metti un marker dove ti pare. No, allora, vuol dire che tu sei molto lì vicino. Ok, quindi dai allora, guarda, il comando. Guarda, te lo rifaccio. Sì. Allora, io sono qui in questo momento, sto navigando, sono sulla terra naturalmente. No, scendi qui, dalla terra. Ok, fai conto che sono qua, ok, sulla mia posizione metto un marker. Ok, sulla tua posizione metti un marker. Certo, okay. Metto uomo a mare, sì. Vedi che adesso sulla mia casa c'ho un uomo a mare. Sì. Perché è importante? Perché tu poi continuerai a viaggiare. Certo, sì, e sì, chiaro, invece chiaro. Rimane là. Sì. Chiaramente, okay. Chiaramente, relativamente a deriva e scarroccio che ci possono essere dell'uomo a mare. E certo. Quello è un punto orientativo, cioè l'hai perso là. Però tu con la barca hai già fatto 300 metri, 400 metri, prima che la rallenti, specialmente se sei a vela, insomma, ci metti. Però tu sai che è lì che è caduto, è molto importante questo. Ok. Addirittura c'è la possibilità di condividere la posizione, guardate sulla destra, sulla sinistra, c'è la possibilità di condividere la posizione. C'è una possibilità di avere, aspettate che torno indietro perché qui sulla terraferma non mi piace. Scusate, ma mia ci ritorno sopra. E quindi posso avere le informazioni meteo, posso avere una serie di informazioni. Aggiungi, posso aggiungere una serie di informazioni, perché poi queste informazioni devo girare alla guardia costiera, perché bisogna che mi vengano ad aiutare, perché sono in panne, che cazzo ne so, informazioni generali, poi aggiungere informazioni alla carta, che rimangono sulla carta. Adesso poi torniamo al problema di Imonia, puoi aggiungere, vedete sulla seconda icona, scogli relitti e ostacoli, oppure boe, oppure mede, oppure fari, puoi aggiungere, perché questa carta, pur essendo ufficiale, la carta intendo la carta nautica, ognuno può aggiungere informazioni, è una carta interattiva in linea di massima, quindi oppure puoi aggiungere negozi e servizi, porti marini, oppure attracchi ormeggi, qui aggiungo un attracco, gli do un nome, eccetera, eccetera. Vabbè, dovrei completarlo, facciamo finta che l'abbiamo fatto. E posso dare tutte le informazioni che mi va. Che mi va. E approfitto di queste ultime spiegazioni per venire all'aneddoto di Monia, perché credo che c'entri molto con il fatto che questa carta è una carta interattiva. Vuoi andare avanti, Monia? Ci spieghi questa cosa? Sì, niente, praticamente eravamo in notturna, dovevamo trovare un ancoraggio a Giannutri di notte e il mio compagno stava usando un Avionix Pro, chiaramente in abbonamento sul telefonino, un iPhone. Sì. E praticamente ci sono state una serie di fattori. Il primo che abbiamo toccato uno scoglio non descritto, non descritto, e
non descritto purtroppo, quindi c'era una sporgenza in realtà, non era uno scoglio, era una sporgenza della costa che non si vedeva e non era tutto molto scuro, non si vedeva niente, non avevamo un faro che fosse adeguato. Adesso ce l'abbiamo, però in quel momento avevamo una luce che non era adeguata rispetto all'oscurità che era in quel momento, perché era probabilmente una notte senza luna, molto molto scura. Però la cosa importante da dire è che c'è stata tutta una convergenza di fattori, per cui i pochi satelliti, i dati che non sono stati precisi da parte di Navionics, per cui la barca ha toccato, perché in realtà lui che stava all'estrema, stava in pozzetto a poppa al timone, ha ricevuto dei dati che erano leggermente diversi rispetto a quelli reali, punto. Ma guarda, questa è una storia che conosco già, per la verità. Credo che in quella zona, in quell'area, proprio lì, questa è una storia straconosciuta, nel senso che è uno scoglio, una sporgenza, chiamalo come ne pare. Avevo già letto un po' di cose in giro, anche sui social, che l'unica, è stato segnalato più volte che è l'unico scoglio o sporgenza, chiamalo come ne pare, che non è stato segnalato, che non è segnalato sulla carta. Ora, a me non risulta dell'altro, però potrebbe anche esserci. Non so se in realtà se è un problema specifico di Navionics o un problema generale, forse sulla carta fisica. Scusate, probabilmente è uguale. Io non lo so. Comunque di questa storia ne sono a conoscenza. Probabilmente se fate una ricerca, ognuno di voi, anche sui social, vedrete che esce fuori, perché io l'avevo già letta questa storia. Vediamo, eccola qua. Giannutri, no? Mi hai detto? Vabbè, qui adesso la carta non è stata scaricata, perché io non ce l'ho di qua la carta. Non c'è i dettagli, non ci sono i dettagli. Comunque è una storia straconosciuta. Ora, ripeto, non so se è un problema di Navionics, non l'ho mai capito, se è un problema di Navionics o un problema proprio di segnalazione di quella cosa. Poi magari, quando è successo questa storia, Monia, se me lo posso chiedere? Stavamo rientrando dalla Corsica, quindi Sì, era ma quando? Quest'anno o l'anno 10-11 scorso? settembre. No, no, quest'anno, 10-11 Caspita, settembre. quindi non è stato ancora sistemato questo problema. Perché io ne ho sentito parlare quest'anno, di questa storia. Quindi non è stato ancora segnalato, non è sistemato. Bene. Avete avuto altre situazioni simili in No. passato? No. Sentiamo Mario che ha alzato la mano. Dimmi, Mario. Sì, volevo dire, ma la carta, sulla carta è segnalato questo scoglio che magari con una marea particolare viene più su o più giù, dico. È una domanda o un'affermazione? No, è una domanda, dico, Non la lo so carta. perché io non l'ho verificato. No, lo sto Monia, verificando. Devo chiedere a Pietro se ha verificato successivamente sulla carta. Perché dico questo? Perché ribadisco che quando si atterra, diciamo, dappertutto, è buona norma, è vero farsi, come dice Lino, farsi aiutare dalla strumentazione di bordo, ma comunque dobbiamo sempre ricordarci di ancorarci bene a che cosa? Alla tradizione, cioè Sì, io Mario, prendo Mario, scusami, è proprio per questo che ho chiesto. la carta è necessaria, ma sempre. È proprio, Assolutamente. ecco perché è obbligatorio avere le carte a bordo. Devi avere, se vuoi, la strumentazione necessaria, se hai determinate dimensioni o se fai una determinata attività, però la carta a bordo la devi avere. Perché se tu ti fossi avvicinata, atterrata a Gianutri in quella zona con la carta sotto mano,
ed è segnata, io credo che su una carta sia segnata un pericolo del genere, perché non lo so, Mario non lo so, sinceramente... io stavo volevo sapere da andiamo a verificare che... Dimmi, Monia. No, dicevo, chiederò, perché ovviamente io sono lui e mezzo, per cui chiederò alla mia compagna come si è poi verificato. Lui senz'altro avrà anche avuto modo di verificare sulle carte. Io posso dire che qualche anomalia particolare, come in questo caso, può anche capitare sulle carte. D'altronde, questa carta non è stata generata da una persona o da un signore in maniera così come si può dire così un po' allegra. È una carta che viene generata sulle basi di carte ufficiali. Abbiamo perso Navionics perché si è spento. Vabbè, continuiamo a parlare, dopo si riaccenderà. Capito, Mario? Quindi la curiosità anche mia, ho chiesto a Monia, anzi nei prossimi giorni lo appurerò, perché ripeto, ci sono un sacco di come si può dire di letteratura, ho letto un sacco di cose. Quando lei mi ha detto uno scoglio a Giannutri, io me lo ricordo benissimo di aver letto un po' di letteratura in questo anno di problematiche legate a questo scoglio non descritto. Ora non so, adesso magari Ionia ne parlerà con il suo compagno, magari la prossima sessione capiremo qualcosa in più. Secondo me non è segnalato neanche sulla carta, come la vedo io, perché mi è capitato già in passato. Ce l'ho una carta giù di quella zona, devo andare a guardare, domani vado a guardare. Bene. Bene. Allora, ragazzi, facciamo un piccolo riassunto della giornata di oggi, anche se abbiamo solo appena approcciato Navionics. Rimandiamo poi l'approfondimento a Navionics e approcciamo almeno un'ora di Pretwind, perché quello ci occupa un sacco di spazio. Diciamo che le cose che abbiamo detto oggi sono relativamente conosciute, magari qualcuno qualche dato un po' meno, qualcuno un po' di più, eccetera. Osservazioni, domande, eccetera, su quello che stiamo facendo? Mario? Sì, no, è tutto molto molto interessante approcciarsi ai vari sistemi, approfondire le conoscenze. Lo dico sempre, più sai meno situazioni di disagio puoi incontrare in determinate situazioni. Sono d'accordo. Il fatto della sapienza e del sapere è importante, la conoscenza, bravo, la conoscenza. La conoscenza che cosa ti fa? Ti fa sentire sicuro delle tue azioni, ma soprattutto perché non è che vai a scuole tutti i giorni, magari ci vai una volta nella tua vita, e devi essere preparato, e questa preparazione, la preparazione che ti fa prendere le giuste decisioni quando ci sono le situazioni di pericolo in generale, le affronti ottimamente soltanto se hai una buona conoscenza. Perché io me lo diceva sempre mio nonno quando mi portava in mare: la paura ti uccide. Assolutamente, bravo, sono d'accordo con te. Sono d'accordo. La paura ti uccide. Ti volevo dire un'altra cosa. Il panico ti uccide, la paura ti salva la vita. Perché se tu hai paura, assumi un atteggiamento propedeutico, diciamo di allerta, e allora vai a fare tutte le cose, le operazioni e le azioni che ti aiutano come hai fatto te l'altra volta che siamo andati, quando siamo venuti a bordo, che le operazioni prima di uscire,
tu le sai a memoria, io le so a memoria, certamente. Però gira la chiave, si guarda queste, se molla prima, guardi il vento, cioè sono delle operazioni che anche se tu le sai a memoria, il protocollo non deve mai essere trascurato. Esatto, sono estremamente d'accordo con te. È la stessa cosa che quando stai in macchina e vedi che davanti a te non c'è nessuno e dietro di te non c'è nessuno, metti lo stesso la freccia. Esatto. Ecco, questo è quando io dico la ti devi essere... Quelle cose che si fanno con una certa cadenza, una certa... spontaneità, ecco la parola giusta è spontaneità, che ti può, diciamo, in determinate situazioni ti può salvare veramente la barca o cose eccessivamente dure, però un piccolo inconveniente, no? Che stanno dietro l'angolo. Bene. A bordo, allora, la riassumiamo con informazioni le più ampie possibili per un buon navigatore. Io parlo per ciò che può essere il buon senso. Informazioni le più possibili, cioè più ampie. Non finiamo mai di imparare cose. Io stesso, ma molti di noi, anche gente che persone che grandi navigatori continuano comunque a informarsi su cose in più, quindi fondamentale, informazione, competenza, esperienza e buon senso, tutte e quattro queste cose fanno o comunque mettono nelle condizioni un navigatore che può essere anche il navigatore della domenica, intendiamoci, qui non stiamo formando il navigatore dell'oceanico, il navigatore di tutti i giorni, perché poi ne parleremo più avanti quando approfondiremo Navionics e approcceremo gli altri strumenti, soprattutto Predict Wind, anche il navigatore della domenica, cioè quello che esce a motore, va al trave, diciamo noi, per andare dietro casa, perché è capitato, ragazzi, l'ultimo aneddoto che vi racconto per introdurre un attimo Predict Wind è questo. Ve la racconto che è straordinaria questa cosa. Un mio ex socio, una persona che non vedo da poco, no, da un po' di tempo, con poca esperienza, per la verità. Noi l'abbiamo formato, però poi l'esperienza sua è stata un po' così. Se è uno che non crede molto ai corsi, all'inizio l'ha fatto, poi ho comprato sta barca, 10 metri, 33 piedi. Giornata... che si sapeva, tutti sapevamo che non era da star fuori tutta la giornata. Forse tu Cinzia la conosci, ma la racconto ugualmente. Va bene. D'estate, piena estate, stiamo parlando di settembre, primi di settembre, da noi è ancora molto bello. Lui non si affida, lui non crede a queste robe, lui è uno che, ma io cazzo, vado in barca, vai in barca un cazzo. Scusa Monia, Lui quella giornata di domenica tutti sapevano che massimo a mezzogiorno l'una tu dovevi stare in terra, cioè riparato, bellissima giornata di settembre, primi di settembre, meno male a bordo aveva un altro dei miei soci che avevamo preparato bene anche con il corso Ormeggi, Mario, precedente al tuo, uno dell'anno scorso, che è un nostro socio poi attivo e anche uno del consiglio direttivo. Lui prende, esce al mattino per andare al trave. Al trave non è tante miglia, ragazzi, è 4 miglia, Cinzia, più o meno, una roba abbastanza vicino, sotto casa. Quindi parti al mattino, ti fai un'ora e mezza di navigazione. Se sì, non c'è una decina di miglia sono. Sì, non c'è tanto vento, vai a motore. E comunque due ore e mezza ci vuole. Due ore e mezza. Noi adesso con questa ci mettiamo un po' di meno perché è una barca molto veloce anche a motore. Comunque, lui arriva al trave e io sapevo già che quel giorno avrebbe combinato guai. Ma lo sapevo, ma mica perché gli ho portato iattura, ma perché lo sapevo. Era una giornata, io personalmente
che sono uno che sono anche ieri eravamo in mare, abbiamo fatto 25 nodi con 2 metri d'onda, abbiamo fatto la regata, ma io quel giorno in mare non ci sono andato, sono di spiaggia, guarda un po', e i primi di settembre lui parte, va al Trave, Ancora, fa eccetera, con l'intenzione, ma guarda un po' che strana la vita, con l'intenzione che lui verso l'una prendeva, metteva a motore, accendeva il motore e rientrava. Oh. Va a mettere in moto il motore non ne vuole. Porco Giuda, non ne vuole. Vento assente! Vento assente! Passa di là un altro nostro amico con una barca. Mi traini fino in porto? Sì, ok, ti traino. Pure lui, no? Dico, santo Dio, devi farti un traino fino ad Ancona, sono tutte quelle miglia, dagli una cima adeguata. Gli dà la scotta del Jennaker, che da 6, se non ricordo male, da 6, da 8, da 6, una cosina quanto il mio mignolo. E mette questa cosa, poi è stata raccontata tutta questa storia. Al traino che arrivano sotto Ancona, arriva sta burianata dei 40 nodi di vento, 3 metri d'onda verso le 3, che si sapeva che sarebbe arrivato intorno alle 3, le 4, forse anche le 5, ma quando è nel dubbio non ce vai, anticipi. Ma tutto questo lo puoi prevedere con questi strumenti, mi ricollego. Se tu avessi avuto l'accortezza di farti un mini programma tra Windy Pro o Windy o Windy Pro, poi lo vediamo, c'è la possibilità di capirle queste cose. No, non andare a vedere, introduco 2 o 3 cose con questo mio aneddoto, non andare a vedere Windy come se stessi andando a vedere il meteo.it o il 3B Meteo. Ma di queste cose se ne parla anche sul pontile la mattina. Esatto, esatto, sì, ma questa è gente che non li sente, perché loro sanno tutto, sono dopo un anno o due che vanno in mare, sono già navigatori, e non metti a rischio la vita tua, la barca, e quella degli altri, gli amici. Fatto sta che, ve la racconto in breve perché è lunga, fatto sta che sono fatti trainare quando sono arrivati all'ingresso del porto, Mario, che tu conosci, porto commerciale, Commerciale. Con le onde alte, tutto quanto si rompe la cima, con quello davanti che traina, e loro sono a scogli a 2 metri dalla scogliera della diga esterna, senza vele e senza motore. Meno male che il mio amico, l'altro Paolo, ha preso le prese. Lui era andato in panico. Era ammazza. Era cadaverico, tutto bianco, ha preso il timone, ha detto apri subito un pezzo di vela di Genova, ha aperto un pezzettino di Genova, ha schivato per un pelo sto cavolo di diga e piano piano sono arrivati in Porticciolo. In Porticciolo hanno sbattuto naturalmente, però lui, poi che aveva imparato un po' di corsi ormeggio, un po' di ormeggio con noi, a vela, è riuscito, sbattendolo un po' all'inglese, ma è riuscito a ormeggiare. L'altro era cadaverico. Allora, raccontato questo piccolo aneddoto per dirvi, non è che poi vi risolvono la vita questi strumenti, adesso abbiamo parlato di cose semplici che è navionica. No, è un aiuto, è un aiuto. Ma adesso poi, quando entriamo nel dettaglio di come fare previsione di rotta meteo, anche se durante la giornata io per conto mio, con la mia scuola e anche solo per le uscite nostre, io la faccio sempre, l'ho fatta anche adesso domenica ieri per fare la regata. Io sapevo già che in quel punto faceva 23 nodi di raffica e in quell'altro punto a distanza di 1 miglio ne faceva 21. Beh, per la regata è fondamentale, e per la regata è molto importante, ma è importante anche per le uscite anche giornaliere. Perché vero è che poi si mette insieme tutto, la nostra conoscenza, guardare gli elementi, il mare, le nuvole, il cielo, quindi mettere insieme tutte queste cose, ma con un aiuto in più si riesce a fare 2 più 2. Siete d'accordo?
Sì, senz'altro. Monia? Andata a dormire? Monia? Non c'è. Mi sentite? Sì, adesso sì. Avevi il microfono spento, okay. Dai. Che ne, pensi, fare, che ne pensi, Monia? Che ne pensi? Che sto già dormendo praticamente, sono le 23:21, pensavo che durasse fino alle 11 e sto per alle 11, sì, sì. No, no, adesso la chiudiamo, ho fatto solamente l'ultima, l'ultima chiacchierata su un aneddoto che poi introdurrà tutto quello che faremo poi la prossima sessione, che è mercoledì. Ok, se non c'è nient'altro... ti lascio, Monia, ci vediamo. Ah no, tu riprendi invece non il 20, mi pare. A gennaio abbiamo detto, ti ricordi? A gennaio, quando non vuoi. Quando vuoi, non c'è problema. Se mi torni invece venerdì. Sì. Mi tornavi? Ok. Se mi vieni venerdì, mi fai l'ultima parte e poi quella di mezzo la facciamo in gennaio. Ok? Va bene. D'accordo. Cinzia, ciao Monia. Buonanotte. Buonanotte a tutti, facci, grazie. Facci sapere dello scoglio di Giannutri sulla carta, allora. No, veramente anche voi. Cioè, per, allora, sì, sì, di questo l'approfondisco, l'approfondisco allora, guarda, personalmente. Nel frattempo, aspetta un attimo, nel frattempo che è venuto Pietro, perché oltre il fatto di verificare se ci sia una migliore... definizione nella carta che magari ci può vedere Mario, no? Nella carta tradizionale c'era sì. Anche proprio il discorso che la precisione non è dai, dillo te allora, dai. Manca ODP si chiama. Sì, ho capito. Pietro, dimmi. Pietro. Sì. Sì, vieni qua, dillo te, dai. Ma no, ma che dillo te, è un valore, HODP. Sì, ho capito. Allora, praticamente si sta riferendo al fatto che aveva l'iPhone, che l'iPhone non ha ricevuto, non era coperto, insomma, la posizione dei satelliti, già Giannutri la sappiamo qual è. E in più c'è il fatto che il coefficiente di direzione orizzontale dei satelliti, HDOP, insomma, non era... Ok, adesso comincio a comprendere. Quindi era un problema solamente di risoluzione delle ricezioni ai satelliti? No, questo va verificato un attimo. Ah, ok. Bene, bene, ne parliamo la prossima volta allora. Ok, che è dopo domani? Allora, dopo domani abbiamo la seconda sessione di questo corso, sempre alla stessa ora. Chiudiamo Navionics e introduciamo subito Predict Wind, e quello ci prenderà un sacco di tempo, va bene? Va bene, grazie. Grazie a voi, a mercoledì. Buonanotte. Ciao, ciao, ciao Lino, ciao a tutti. Ciao Monia, ciao. Buonanotte. Ciao.